Buongiorno a tutti, siamo lieti di presentare tre nuovi giocatori. In ordine di arrivo Elio Capradossi, Sven Gudjonsen e Matteo Ricci. E quindi siamo felici che siano arrivati a Spezia a rinforzare la squadra. L'operazione che ovviamente ha condotto egregiamente il nostro direttore, a cui cedo subito la parola per magari raccontarci qualche dettaglio in più, insomma. Buongiorno, mi sono emozionato stando vicino al Presidente, ma veramente mi sono emozionato. Un po' d'acqua, Io... Comunque, buongiorno. Niente, non c'ho cose da raccontare, ce ne stanno presto. C'è da presentare i ragazzi, sono tre ragazzi giovani, posso dire come, con le formule che sono arrivate. Esatto, sì. Gudjonsen è al 100% giocatore dello Spezia, ha un contratto quadriennale, per cui abbiamo fatto un investimento in prospettiva, un ragazzo è un centravanti, giocava in Serie A in Islanda, è un ragazzo che secondo me, se lo lasciamo tranquillo, perché ci vuole l'adattamento, ci darà soddisfazioni a noi dello Spezia. Matteo Ricci è un giocatore che è diventato di proprietà dello Spezia, con una ricompra da parte della Roma e una percentuale 60% è nostro in una futura vendita e 40% è della Roma, per cui però il giocatore è tutto nostro ed è venuto con un contratto triennale. Siamo orgogliosi di aver portato Matteo Ricci perché è un giocatore che ha tanto talento, è giovane. Stiamo cercando di costruire anche quello che abbiamo detto alla presentazione mia con il presidente, con Luigi Micheli, che c'era che avvenivano dei tagli per ringiovanire la squadra e per fare una programmazione a lungo termine. Per cui questi sono due casi di quelli là. In più abbiamo Elio Capradossi, che è venuto in prestito con un diritto di riscatto e controriscatto da parte della Roma. È un altro ragazzo giovane, 96, nazionale under 21. Niente, questo è quello che c'avevo da dirvi e ve l'ho detto. Ecco, cominciamo magari a chiedere qualcosa ai ragazzi. Sì. Partiamo dall'ultimo che hai presentato, da Elio Capradossi. Come diceva il direttore, fai parte anche della nazionale under 21, hai già avuto esperienza ovviamente in Serie B, quindi conosci già bene la categoria e sai insomma la difficoltà della categoria. Beh, certo, sono molto contento di essere qui. Spero di dare una mano alla squadra. Insomma, sì, conosco la categoria, ho già fatto un campionato e mezzo più o meno, diciamo, quindi sappiamo che è un campionato molto difficile, bisogna concentrarsi e prepararsi al meglio. Matteo, invece, anche tu hai già fatto questa categoria. Il direttore ti descrive come un giocatore molto importante, con una grande tecnica, quindi insomma sicuramente hai la fiducia dello staff tecnico. Sì, sono anch'io molto contento di essere qui e ringrazio comunque la società e il direttore per la fiducia e non vedo l'ora di scendere in campo e di ripagarla. Su Gudjonsen magari io facevo la domanda in
italiano. Poi c'è il presidente che presidente traduce. Ragazzi, qua succederà. No, ma ci saranno qualche giornalista che parla inglese. Sì, sì, ma io non mi voglio qualche internazionale. Non mi voglio esprimere perché sicuramente dico delle cavolate. Io sono ignorante, ve lo dico, non parlo inglese, per cui anche se l'inglese è perfetto. Amando, vai tu, dai. Sven, welcome. Thank you. In Spezia, and I want to ask you if you saw Italian soccer. You played in Breiðablik in Iceland, and so there are some differences between Iceland and Italy in our type of soccer. I want to know if you followed our way of play in Italy, and what are your characteristics as a forward? Yeah, I watched Serie A quite a lot. I like the style of play. They keep the ball low, where in Iceland we usually just kick it forward and hope for the best. But I'm hoping I'll be quick to adapt to the style of play, and hopefully learn Italian quickly. And I would say I'm a pretty physical striker. I like the contact, and I like the fighting. But I think I can also be pretty technical with my feet. This first day of training with Mr. Marino, how what he asked you in playing with Granoce, with other forwards in Spezia, what asked you, the trainer Marino? What did he ask of me? Yes. He asked me to, as I said, to adapt quickly and learn quickly and learn from the other players, how their movement and getting in the box. Ha detto che segue il calcio italiano, lo ha seguito, che in questi giorni sta cercando di imparare sia l'italiano che i movimenti in campo che chiede il mister, sia dal mister che dai compagni. È un giocatore fisico, deve imparare la tattica, gli piace molto il contatto, però è un giocatore che fa della prestanza fisica la sua dote migliore. Una domanda, Juanole. When your father played in Stamford Bridge, you have 2 years old. What do you remember? Not too much. I mean, I remember more when they won the league and I got to go on the pitch and celebrate with them. And it was a very happy memory. And of course I was 7, 8 years old when I left England, but they were pretty happy memories. There are many differences between your way of player and your father. What about you? What are the differences? I think I would say my dad is probably better technically, a little bit quicker, but I think I'm better in the air, where I can win the headers and maybe physically. Mi spiegate pure a me, ragazzi, scusate la mia ignoranza, scusate. No. Era bimbo quando il papà calcava il campo dello Stamford Bridge, ha pochi ricordi, era piccolino, però diciamo che è sempre stato bello seguire il papà. Differenze tra lui e il padre, che è molto tecnico, molto veloce, lui è un giocatore più di potenza. Sì, diciamo che è una famiglia importante, perché oltre al padre lui ha anche ovviamente 2 fratelli che giocano nel Real Madrid, quindi per noi è un orgoglio che abbia accettato il più grande di venire qua a Spezia. Sarà il padre ora a seguire a lui. Sarà il padre a seguire a lui. Spiego io cosa. Diglielo in inglese. Sarà il papà ora che segue a lui. Cioè lui mi esprima a seguire, ora il papà deve seguire a lui. The rector is saying your father will be following you, not the opposite. Hi Sven, and welcome.
How do we pronounce your name, first of all? Sven. Sven. Easy. It's easier than I thought. How it came to be here in Italy? I mean, what the first moment they told you there's an opportunity to play in Serie B, in Spezia, etc. I'm not really sure how it happened, but of course, when I got the news that there was a team in Italy that were interested in me, I of course was very happy. It's a dream, I think, for many players to play in such a beautiful country, such a big league, respected league. So yeah, I think it was very exciting when I got the news. Non so di preciso come è nata questa trattativa, però quando ho saputo che c'era una squadra italiana che aveva insomma, chiesto informazioni, c'era la possibilità di venire a giocare qua, sono subito stato molto contento di poter venire a giocare in un calcio così prestigioso in un paese così bello. Elio, tu invece conosci la Serie B insomma, abbastanza bene, vieni da un'esperienza a Bari piuttosto lunga, poi è finita insomma. Sono andato via prima che insomma, il club vivesse un momento difficile. Cosa hai imparato, cosa insegna un giovane? Ecco, la Serie B soprattutto nel tuo ruolo che poi è molto delicato, no? Perché ogni errore difensivo chiaramente si vede di più. Beh, sicuramente è un campionato che ti aiuta a crescere molto. E è un ruolo comunque di responsabilità, quindi insomma giocando e dandosi, insomma, crescendo in modo quotidiano si può affrontare insomma al meglio. E per quanto riguarda Bari è stata una bella esperienza, e una bella piazza, e sono veramente dispiaciuto per come è andata a finire, perché per tutta la piazza, insomma, la città, i tifosi, la gente, i compagni di squadra che ho avuto per lo più per un anno e mezzo, veramente mi dispiace per come è andata. Domanda anche a Ricci, potresti giocarti il ruolo diciamo con Alberto De Francesco, e insomma è un po' un derby tra di voi, no? Tu giocavi nella Roma quando lui giocava nella Lazio, non so se lo conosci o vi siete già conosciuti personalmente o calcisticamente, insomma avete fatto la trafila delle giovanili nella capitale negli stessi anni diciamo. Ma sì, Alberto lo conosco, abbiamo parecchie amicizie in comune, un ragazzo che stimo, e adesso non so quello che deciderà il mister, comunque con lui sicuramente ci sarà un bel rapporto. Senti, tempo fa quella una battuta di Rossi papà che conosce la memoria, ecco, e voi perlomeno che venite dalla mondiale della Roma. E sui te fece una battuta e disse: ho deciso il campo, ho deciso lui, e perché permettimi, hai un profilo molto importante, ci sono delle aspettative importanti da qualche anno su di te, però probabilmente il campo non ha ancora deciso qual è la mattonella giusta, perché hai giocato molto bene da centrocampista, da 8, ecco, per intenderci, perché hai i tempi degli inserimenti e hai fatto anche qualche gol così, però hai avuto questa opportunità di giocare anche davanti alla difesa, di fare un ruolo più da regista. Al di là del fatto delle scelte tecniche che ti coinvolgeranno qui e quindi delle decisioni di Pasquale Marino, tu dove ti senti meglio? Su quale mattonella ti senti meglio? Ma questo è un discorso che spesso mi... Ti fanno spesso? Mi fanno, sì. Io devo dire che se c'è una squadra come allenatore che piace giocare a pallone, è una squadra propositiva, mi trovo veramente bene davanti alla difesa. Che sono un ragazzo che ha queste caratteristiche qua di giocare la palla e di comunque di essere sempre propositivo. Giocando mezzala magari arrivi un po' più in aria, riesci a andare magari più al gol, e quello comunque è un'altra cosa che mi piace fare, arrivare al tiro, perché comunque mi è capitato anche di segnare questi anni e è sempre bello fare gol. Io ci volevo chiedere a Caprarossi le tue condizioni fisiche, perché sono quelle che diciamo al momento preoccupano di più, non ti abbiamo ancora visto in campo, c'è un piccolo ritardo, qualche noia muscolare? No, ho avuto un piccolo problema dato da una botta,
durante un allenamento, ma niente di grave, insomma, mi sto abbastanza bene, quindi mi aggregherò al gruppo a breve. Tu hai vissuto l'ultima primavera della Roma, che tra le migliori in assoluto, perché l'esordio in anno, poi ti sei visto, non ho capito bene, sei dal lavoro in campo, insomma, Roma-Barcellona, ecco, e fa impressione comunque vivere quel tipo di calcio ancora, cioè quello dove vuoi tornare, immagino. Beh, certo, fa impressione, nel senso che veramente il livello altissimo, è stata un'emozione importante viverlo così da vicino, e niente, è stata veramente un'esperienza che mi ha aiutato molto a crescere insomma, in questi 4-5 mesi, e sicuramente me lo ritroverò anche in campo. Anche una domanda per Elio, innanzitutto benvenuto. Grazie. Vorrei chiederti che impressione ti ha fatto il Picco, giocare qui in questo campo, visto che tu con il Bari hai avuto l'opportunità di giocarci, e quali sensazioni ti ha dato e ti darà adesso che hai la maglia dello Spezia? Beh, sicuramente un ricordo di un bello stadio, una bella atmosfera. Entrambe le volte ho perso qua, e sicuramente era molto difficile giocare qua. E ho un buon ricordo e spero, insomma, di confermare questa idea che ho nelle prossime settimane. Poi una domanda per il direttore Angelozzi, a che punto siamo sul mercato? Cioè, dovendo dare una percentuale, la squadra è completa al no. percentuale non è do. Siamo in una fase buona, però ancora mancano 2-3 giocatori e poi bisogna vedere se va via qualcuno, che poi magari bisogna riformare un po' la rosa. Siamo, non dico un cantiere aperto, però quello che avevamo detto all'inizio del mio arrivo, che volevo cambiare abbastanza per cercare di impostare un certo tipo di lavoro con la mia filosofia e quella di Marino e quella della società di conseguenza. E stiamo lavorando in quel senso là. Siamo un po' in ritardo, ve lo dico, perché insomma non mi nascondo a dirlo, siamo un po' in ritardo nei confronti dell'allenatore e della città, dei tifosi, perché insomma magari si aspettavano qualcosa di più in questo, da quando sono qua, neanche un mese, però insomma nello stesso tempo siamo soddisfatti, perché stiamo ringiovanendo la rosa, stiamo portando dei giocatori, secondo me, che sulla carta sono giovani, ma sono giocatori di grande prospettive, e qui ce ne abbiamo tre, e anche con esperienza, perché se andate a vedere Matteo Ricci quanti campionati ha fatto, essendo del 94, ha fatto 3 campionati nei professionisti, uno a Pisa e l'ha vinto con Gattuso allenatore, uno a Perugia, è arrivato alla semifinale col Perugia, e l'anno scorso a Salerno. Abbiamo ritardato il suo arrivo perché magari lui sperava di andare in Serie A, però l'abbiamo convinto, insomma, lui ha malincuori perché voleva andare già in Serie A, gli ha detto la Serie A te la devi conquistare nel campo o non con lo Spezia, per cui Elio no, insomma era un giocatore giovane però con prospettiva, e lui diciamo è un ragazzo che è giovane, però nel suo paese giocava in Serie A, ora si deve adattare a noi, ci vorrà del tempo, però sono dei giocatori, per me sono giocatori di prospettiva importante. I have another question for Sven. As a forward, do you prefer as a winger or as a central forward? What is your favorite role? My favorite role would be striker at the top, but I mean, for me, it's no problem to play either side of the wing, but I prefer striker, I'd say. Preferisce giocare nella zona centrale dell'attacco, però non ha problemi ad adattarsi anche come esterno. La domanda al presidente, e che coinvolge anche chiaramente Guido, la scelta di Guido Angelozzi è stata quella di
cercare di monetizzare anche quei nostri giovani, quelli che avevamo, per mettere da parte anche un po' di soldi per fare questo mercato. Ecco, gli consentite di spenderli tutti questi soldi, oppure gli dite no, devi spendere solo una parte, insomma, è questa la strategia o quale è se non è questa? No, noi con Guido ci siamo trovati già prima di iniziare, abbiamo visto insieme il budget e lui sapeva che era difficile quest'anno. Poi ovviamente qualsiasi operazione in uscita e tutte queste vendite sono a disposizione per il mercato. Quindi quest'anno rispetto all'anno scorso anche l'area tecnica ha comportato degli investimenti diversi rispetto a prima, perché la struttura, come voleva Guido, è una struttura di primo ordine, anche come staff, preparatori e tutto il gruppo, insomma. Mi ha fatto spendere un po' di soldi. Quindi, giustamente, perché tutte le componenti devono essere all'altezza degli obiettivi e di quello che si vuole fare con lo Spezia, però ovviamente tutte queste operazioni sono a disposizione per il mercato, cioè la società non ha mai chiesto di restituire nulla, né finanziamenti, né mettere da parte in prospettiva futura, insomma. Quindi lui è stato bravo a fare già queste due operazioni e quindi ora dovrà essere bravo a fare le prossime. Sì, sono soldi suoi questi, nel senso che a disposizione del mercato. Ce l'hai lì, nel portafoglio. Assolutamente, non è mai stato chiesto di mettere da parte qualcosa o di tutto quello che viene reinvestito. No, poi scusa, posso finire, perché la serietà del direttore è stata proprio questa, che lui prima di muoversi con operazioni magari molto impegnative dal punto di vista economico in entrata ha voluto prima realizzare delle plusvalenze e sapendo passo dopo passo che può reinvestire tutti questi flussi in entrata, insomma. Sì, quindi direttore, allora la difficoltà se non è di carattere economico in questo momento è probabilmente di sfoltire la rosa, insomma. No, allora i soldi li abbiamo raccimolati con le vendite di questi ragazzi che ho trovato nello Spezia, insomma, per cui c'è da dare merito a chi c'era prima, che ha lavorato bene. Solamente che ci troviamo una rosa che è molto, sono arrivato io già ero fuori budget, per cui la società, che io sapevo, perché non è, quando sono venuto sapevo per filo e per segno tutto quello che mi ha detto il presidente, era, io sto trovando tutto perfetto, però già era una rosa che aveva il budget superiore l'anno prima sono rientrati dei giocatori, tutti i giocatori che c'erano, il budget che c'era a disposizione già copriva di più, i giocatori costano di più del budget che c'è a disposizione, per cui già noi abbiamo cambiato, mi sembra, 7-8 giocatori, sono 3, la Manna 4, Pierini 5, Erici 6 e Bartolomei 7, per cui già insomma un po' di, e ancora siamo fuori budget. E ancora dobbiamo prendere altri minimo 3 giocatori. Qualche giocatore lo cederà, qualche giocatore andrà in prestito. Speriamo, a oggi non ce l'ho fatta. A oggi ho dato solamente Capelli, di quelli che insomma che avevano degli ingaggi diciamo di un certo non elevatissimo, ma neanche bassissimi. Capelli. Ceccaroni siamo andati e Lopez, 3 giocatori, gli altri Saloni, Crocchianti, tutti questi ragazzi insomma non avevano ingaggi da fuori portata, diciamo, però dai, non, dobbiamo essere positivi.
Vorrei precisare che la proprietà non ha deciso di non investire più un euro nello Spezia. È stato stanziato un importo che la società deve finanziare come sempre, che è un importo anche considerevole, e quindi quello è il tetto massimo che è stato stabilito. Poi dopo, se sono state fatte delle vendite di giocatori, non è che viene ridotto quello che la società mette, rimane sempre quello e viene utilizzato per altre operazioni. Poi sappiamo benissimo come è andata a gennaio. A gennaio sono state fatte delle operazioni onerose e quindi quando ci sarà bisogno o necessità, poi dopo ne parleremo con la proprietà e se sarà il caso si interverrà. Insomma. Però dai, ci siamo. Come sempre è stato fatto. Per ora Guido lo sta facendo benissimo con le risorse che ha. Poi dopo vedremo se ci sarà bisogno. Anche perché insomma le due settimane decisive, dicevo, sono queste. Cosa ne pensi di questo mercato ristretto? Ha cambiato un po' la dinamica per adesso? No, non è. Uno sa che poteva finire a fine mese, poteva finire il 17, il 18, mi sembra. Uno si deve organizzare per cercare di. Che si sa che si chiude il mercato, solamente che non è. Se uno pensa che noi dobbiamo fare i colpi importanti, secondo me non è così, perché i colpi importanti in Serie B li sta facendo il Brescia, il Verona e il Benevento, perché il Palermo così, perché loro c'hanno il paracadute. Avendo il paracadute non ci sono società che possono competere, perché Verona mi sembra che c'ha 25 milioni di euro, sì, di paracadute, ed il Crotone c'ha il paracadute e il Benevento c'ha il paracadute, e noi siamo svantaggiati, però con quegli altri penso che non... Palermo ha fatto delle vendite importanti perché ha dei giocatori... Però loro devono rientrare, di quelle che stanno spendendo tanto è Benevento e Verona. Sì, però non possono nemmeno comprare tutti i giocatori loro, qualcuno avanzerà. No? Però, noi dobbiamo avere la filosofia di credere a certe situazioni, perché non è detto che comprando giocatori importanti vinci i campionati, non è detto che fai i playoff, perché vi dico, l'anno scorso la società, io non c'era, ha comprato dei giocatori sulla carta che hanno una storia importante, Girardino, Palladino, Mora sta qua, sta giocando, io parlo di giocatori importanti, che Mora non ha una storia importante, perché Mora ha giocato un campionato solo di Serie B, uno solo, nella spalla e basta, sì, e qualche partita, per cui se andiamo a vedere le partite di Serie B ce l'hanno più Ricci e Capatossi che Mora, per tutto il rispetto, cioè voglio dire, poi è stato valutato importante, però non ha una storia. Girardino e Palladino hanno una storia importante, che Girardino mi sembra che è campionato del mondo, no? Sì, ma se in due fanno 19-20 presenze, credo 19, adesso non so, Girardino 16, Palladino 3. Se fa 19 presenze, sì, ma la due. Società l'ha fatto, tornavo al discorso, la società l'ha fatto, ha investito la società. Infatti, cioè non è che non ha investito. E poi ci devi insegnare. Ma le nostre domande sono sì, per no, questo no, motivo. Ma oltretutto no, hai fatto no, anche no, dei no, soldi in più, è quello che sì, noi stiamo no, chiedendo. Ma a me piace questo discorso, mi piace. Perché i gol si comprano anche un pochino. Stavo tornando al discorso di Andrea, che dice, se pensava che arriva qualcuno, magari la gente pensa che arriva qualche giocatore importante. Secondo me non è il giocatore importante, secondo me, come ragiono io, ma poi non è la società mi asseconda, è l'organizzazione, avere un allenatore bravo, fare una squadra che fa gruppo. Io parlo in Serie B, in Serie A magari ci vuole più tecnica, più spessore, ma in Serie B se tu c'hai una squadra organizzata, l'Empoli te l'ha insegnato, ha preso Caputo. Sì, ma l'Empoli aveva preso Caputo. Sì, lo so. Se vuoi i gol li devi pagare un po', no? Sì, lo so, però siccome noi in questo momento non possiamo prendere giocatori di un certo spessore, io non mi vergogno a dire, prenderemo dei giocatori che vedrai che faranno bene nello Spezia, anche se sono giovani. Io ci credo molto in giovani e mi voglio giocare questa... la mia reputazione, di conseguenza la reputazione della società,
che anche con il giovane si può fare bene. E ti insegna Cittadella, io faccio l'esempio del Cittadella, ogni anno arriva lì per lì per vincere il campionato, poi magari ti manca qualcosina, certo. Loro non hanno il pubblico che ci abbiamo noi, e avere il pubblico è importante. Poi alla fine è sempre il campo che parla, cioè se ho giovane o anziano è sempre il campo che parla. Abbastanza lunga, sì. Venerdì verrà ufficializzata questa il direttore generale Pedrelli, e però avete discusso di alcune cose molto importanti che diciamo vanno un po' a intersecarsi con la vostra società, perché ad esempio state discutendo il blocco dei ripescaggi a 20, state discutendo il blocco del paracadute, state discutendo una diversa distribuzione dei minutaggi per gli anni 23, state discutendo la questione dei contributi che chiaramente a 20 danno un prodotto e di una deve avere un altro. Ecco, è un momento di cambio o è un momento di tentativo di cambio? Perché qua a volte di ricorsi cioè non se ne esce vivi, nel senso che se ho ben capito, specialmente il discorso del ripescaggio a 20, voi cambiate una norma che è nello statuto che non si può fare a stagione iniziata, se ho ben capito. In base alle norme federali non si potrebbe fare, poi dopo è il commissario che decide. Purtroppo quello che si nota è che c'è un'estrema difficoltà per tutti i presidenti della Serie B, perché la Serie B come diritti televisivi ha un ammontare che non permette alla società di stare in piedi, come mutualità anche rispetto a tutti gli altri paesi europei, e quindi anche la riduzione delle squadre, oltre a per motivi di calendario essere più competitivi, per poter anche distribuire un po' di più ogni singola squadra. È veramente difficile, perché la normativa sul paracadute è falsa il campionato, perché ci sono delle squadre che hanno delle risorse, dei mezzi che per noi sono impensabili. Poi si sta cercando un po' alla volta di mettere delle regole per cui anche questo paracadute deve essere redistribuito in parte alle altre società. È chiaro che chi ce l'ha adesso non lo vuol fare, però in prospettiva futura si deve cercare una distribuzione più equa delle risorse, perché altrimenti sono sempre quelle 4-5 squadre che si giocano la promozione e poi retrocedono e poi risalgono di nuovo. E quindi sì, è un momento di cambiamento senz'altro, sicuramente. Poi adesso la difficoltà è che non sappiamo neanche con chi dobbiamo giocare, quando dobbiamo giocare, se di sabato, di domenica, di lunedì, e quindi è questa mancanza un po' di chiarezza che comporta delle difficoltà nella programmazione per tutti, insomma. L'ultima cosa, è quello che viene fatto cambiare la norma spostamento sui contagi degli anni, perché se abbiamo fatto il gruppo spesso l'anno scorso, tra 550 sì, però quest'anno forse ci conviene, perché quest'anno abbiamo Erlich, abbiamo lui, abbiamo un altro ragazzo che forse rientra nel minutaggio degli stranieri, e quindi quest'anno potrebbe convenire anche a noi, insomma. L'anno scorso è stato un anno importante perché con Matteo Pessina e altri ragazzi, Di Gennaro, sì, e anche Ceccaroni un po' maggiore, insomma. Però il problema è che noi stiamo cercando, e siamo in poche società, però di mettere delle regole chiare e che non si possano cambiare in corsa, perché poi dopo arrivano al 28 gennaio alcune società e fanno un po' di conti e vedono che non gli conviene più, allora vogliono ricambiare tutto di nuovo. Sì. Abbiamo altre domande?